Il campo largo, anzi, il Partito Democratico, che del campo largo è la principale forza politica, finita l'estate militante fatta di bandiere, musica, scampagnate, bella ciao e feste dell'unità, alla prima prova su argomenti seri, direi drammatici, è riuscito a spaccarsi non in due, ma ben in tre parti. Ieri, infatti, al Parlamento europeo la delegazione del PD, con una singolare cordella metrica con cui si è misurato il diritto di uno Stato a difendere i propri confini e la propria libertà, si è spaccato in tre sull'utilizzo delle armi nella guerra ucraina, dove si può tirare un missile a un metro dal confine, a due metri dal confine, quasi che ci fosse in qualche modo il sistema metrico decimale della libertà con cui uno Stato può e deve reagire ad un'aggressione. E guardate che non è tema da poco il fatto che un pezzo del Partito Democratico si sia schierato a favore totalmente del diritto dell'Ucraina a difendersi, altri a difendersi ma entro i suoi confini, altri ancora si sono astenuti. Questo dimostra francamente quanto sia inadeguata la proposta di governo del campo largo, un campo largo che per tutta l'estate ovviamente ha fatto opposizione, giusto, criticando le scelte del governo, ma non ha saputo mettere insieme una proposta che sia alternativa a quelle del governo, e lo si vede non solo in politica estera, insomma, basta guardare che sullo stesso palco del campo largo dovrebbe stare chi raccoglie le firme per abolire il Job Act, una buona legge che rendeva migliore e più flessibile il mercato del lavoro, e quello stesso Presidente del Consiglio, allora del PD, oggi di Italia Viva, che quella legge l'ha in qualche modo non solo approvata ma anche fortemente voluta. E quindi io credo che davvero, se il campo largo vorrà sfidare Giorgia Meloni e la sua compagine di governo, farà bene ad interrogarsi non solamente sulle sue proposte, ma anche sul perimetro di quella maggioranza, dove, mettendo tutti insieme in un minestrone quasi indigeribile, forse si può anche vincere qualche elezione, ma certamente non si può governare un paese e men che meno disegnare quella nuova Europa che Draghi va in giro a chiedere per tutte le capitali del continente.